Ormai 5-6 anni fa iniziai a scrivere assiduamente su un blog online che si occupava di queste tematiche che spieghiamo nei video, però lì ovviamente scrivevo. Iniziai a sviluppare un concetto molto importante che poi si applica in questo mondo, un concetto che io chiamo bastone e carota, che già esiste correlato in altri ambiti. Bastone e carota, le donne lo usano con noi da sempre, ripeto, le donne lo usano con noi da sempre, ogni giorno. Ti danno una punizione, che può essere un visualizzato senza risposta, una risposta dopo ore e ore, un ignorarti deliberatamente, un farti sentire inadeguato, alternato a poche carote, cioè premi, un premio. Può essere anche un semplice rimanere con te in chat e risponderti in maniera pronta e reattiva, oppure mandarti un audio vocale con una voce suadente. Sono premi che loro nel corso di una relazione, di una conoscenza ti danno, anche per sopportare meglio le bastonate che ti tirano ogni volta. Gli uomini non utilizzano niente di tutto questo. Difatti, noi uomini abbiamo solo carote, premi per loro. Mi tratti male? Dai, ti do una carota. Non mi rispondi? Ti premio, ti do una carota. In questo caso una carota, quando non mi rispondi, è continuare a scriverti, continuare a starti dietro. Ti corteggio, ti riempio di complimenti, ti faccio regali. Le donne, come dicevo nel primissimo video, uno dei primissimi che abbiamo postato, che si appresta a raggiungere 1 milione di visualizzazioni, corrono dietro, ve lo ricordate, alle sfide, unicorno, eccetera, eccetera. A quegli uomini che apparentemente non possono avere, che abbiano 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, poco importa. Nessuno vuole vivere con uno zerbino che ha solo carote. Nessuno. Dai, piantiamola. Se la ragazza fa qualcosa che non deve, se ci tratta a pesci in faccia, se non investe sulla tua persona, se lascia fare il 99% delle dimostrazioni a me, lei non muove un muscolo. Devi farglielo notare, devi farti valere, perché se ha un suo atteggiamento irrispettoso, tu rispondi con una carota, quindi un atteggiamento molle, positivo, quindi con un premio, purtroppo la ragazza capirà che vali poco, che non siamo in grado di farci rispettare e che ci annulliamo pur di stare con lei. Ci va bene qualunque trattamento. Il bastone, utilizzato in una maniera oculata e intelligente, ti rende diverso dalla massa. Esempio, cosa è successa ad un mio studente qualche settimana fa? Doveva vedersi con una ragazza che ha conosciuto prima di iniziare la coaching con me. Lui ovviamente non ha mai utilizzato questo meccanismo perché era fuori da questo mondo, e dagli screen della conversazione che mi manda, che io mi studio e mi leggo, si evince di quanto a lei freghi relativamente poco e di come lei abbia il completo controllo. Lei fa cambiare a lui il turno a lavoro per vederlo, è già questo, e un'ora prima lei scrive: ciao, guarda, purtroppo non riesco, mi ha appena chiamato un'amica che è arrivata da poco in città e che sta qui solo 3 giorni. Facciamo magari domani o dopodomani. Scusa? A quel punto io chiedo allo studente, perché lo faccio sempre: bene, cosa risponderesti? E lui: beh, un'amica è un'amica, dai, ci sta. Scusa? Le dico che va bene per domani. Scusa? La nostra risposta è stata: cioè, ho cambiato i miei piani per passare il pomeriggio con te e tu un'ora prima mi bidoni? Lei risponde: non è che ti bidono, è che qui c'è una mia amica e ho cambiato al volo programmi. Qua non si rende conto della gravità, che è abituata forse a mettergli i piedi in testa e a bastonarlo come una pazza. Noi: allora facciamo così, cambio anche io i miei programmi per i prossimi 2 mesi e non inserisco te. Puntini puntini. Così almeno hai 60 giorni da dedicare a chi vuoi. Lei: ma perché devi fare così? Lui voleva rispondere a tutti i costi, scusarsi. Noi non rispondiamo. Successivamente ci dice che l'amica la vedrà la sera e che stava andando a prenderlo sotto casa. Meccanismo premio punizione. Lei gli dà una bastonata, lei si comporta male, gli mette i piedi in testa, lo bidona all'ultimo, fra l'altro scrivendo un messaggio che è anche irrispettoso. Lui voleva darle una carota. Se fa qualcosa di bello e importante, siamo i primi a dare dei premi. Se lei non si merita niente e ti tratta come una cacca di piccione, non possiamo premiarla.